Io so che cosa vuol dire un uomo senza una donna. Credere in una, essere di una, eppure non averla. Passare anche anni senza che tu sia un uomo con una donna. E allora prenderne una che non è la tua. Ed ecco, avere. In una camera d'albergo, avere invece dell'amore il suo deserto. Questo tra i deserti è più squallido, non di una vita che manca, ma di una vita che non è tale. Avevi sete e tu puoi bere, l'acqua c'è. Avevi fame e puoi mangiare. Il pane c'è. C'è la fonte e i palmizi intorno, simile a quello che cercavi. Ma è solo simile alla cosa. Non è la cosa che volevi, io mi dico. Mangio. Ed è terra che mangio, non pane. Bevo, ed è terra che bevo. Rimango chino sul letto che ho davanti, e una volta non mi spogliai nemmeno. Fumai tutto il tempo, appoggiato alla spalliera, dinanzi a quel deserto. L'uomo. Ricorda la sua sete. Oh sete, io penso, mi sono dissetato, ma ho sete ancora. Io non ho che sporcato la mia sete. E chino sul letto, bevo. Penso che sono umile in questo. Penso che sono inginocchiato, ma so che la mia ferocia era la mia purezza. Perché ho avuto pietà di me adesso. Quest'umiltà non salva un uomo. Egli non ha con sé nessuno. Egli è in ginocchio, non nell'amore. Ma nel suo deserto. Vuoi un giorno della tua infanzia? Chiedo a Enne. Io so che cosa vuol dire quello che ha fatto, e sono con lui da quando Lorena se n'è andata. Egli è come in pace. Tutto è ancora serrato buio nella sua stanza. Il vestito è nel buio. Dietro la porta e la sua faccia preme sul cuscino. Vuoi un giorno della tua infanzia? Gli domando. Egli non lo vuole. Forse dormirebbe se io non fossi con lui. Grazie, mi dice. Non ne ho bisogno. No, gli dico. Non vuoi un giorno della tua infanzia? Non vuoi metterci la testa dentro? Non sei stanco? So che lo tormento, ma non posso farne a meno. Non vuoi la tua infanzia? E insieme lei? Lei nella mia infanzia? Lei bambina e tu bambino. Tu e lei insieme. Ma io non so niente di lei, bambina. Non sai tutto di lei. Tu sai tutto di lei. Ma non l'ho mai incontrata, lei, bambina. E non puoi incontrarla ora? Puoi incontrarla ora. Ma egli non vuole incontrarla ora. Non vuole che una pietra sul capo. Pietra e pace,
e si mette sul capo il cuscino. Ora no, mi dice. Come? Io gli dico. Tu puoi fermarla se vai da lei, bambina. Non vuoi fermarla? Fermarla? E gli dice. Fermare ogni cosa che le è accaduto. Può impedire che incontri quell'uomo. Impedire ogni cosa che le è accaduto. Puoi, gli dico, puoi impedire ogni cosa e fermare lei. Non vuoi fermarla? Egli, un momento, smuove la pietra che gli è sopra. Non posso, dice. So che non può. Conosco il deserto in cui egli è ora, non l'amore, ma la sua sabbia nera. Pure gli dico che può. Non puoi? Gli dico. Puoi? Gli parlo come se potesse. Non abitava in campagna, in mezzo a un giardino. Entriamo nel giardino e chiamiamola. Puoi anche portarla in Sicilia quando lei viene. Non vuoi portarla in Sicilia? Le mostri la tua casa e la tua vecchia nonna. Dividi con lei il tuo piatto di lenticchie. Lanci con lei il tuo aquilone. Non vuoi portarla in Sicilia? Io vedo che lo tormento a dirgli queste cose e mi chiedo perché. Se gli sono amico, debba farlo. Enne, lo chiamo. Egli è come in pace. Dorme. Riverso su una sabbia nera, una pace in lui. Non celeste. Il non celeste sonno. Alle 5 era il primo buio. Fumo leggero nella sera d'inverno senza nebbia e non portava notte, portava luna. N trovò verso il mulino dell'Armi la casa. Andò su con la bicicletta in spalla. Tre uomini aspettavano. Un quarto giunse subito dietro a lui ed egli diede un buffetto. Affettuosamente su una guancia. Tu? Tu? Enne gli disse. Era una vecchia conoscenza di confino che rivedeva dopo anni. Sapeva che era stato in Spagna, che era stato valoroso nelle brigate internazionali, ma non supponeva di incontrarlo lì quella sera. Gli altri tre egli li aveva sempre incontrati a quelle riunioni, uno con baffi grigi, uno con occhi di gatto, uno con la testa rasa, ed essi parlavano come se il quarto non fosse presente o fosse uno spettatore che non dovesse entrare nella conversazione. Baffi grigi chiese a Enne se avesse letto i giornali del mattino. Enne non li aveva letti e Baffi Grigi gli diede il Corriere, indicandogli due punti nella cronaca della città. Non vogliono far sapere come sono andate le cose, disse. In un punto raccontano che un soldato e un ufficiale tedeschi sono stati uccisi da ignoti sovversivi. E in un altro punto che il capo del tribunale è rimasto vittima di un incidente d'auto insieme a due alti ufficiali dell'esercito germanico che si trovavano con lui. E gli guardò l'uomo dagli occhi di gatto che sedeva alla sua destra e soggiunse: a quale scopo? È chiaro. Chiaro, disse Occhi di Gatto.
Da una parte riconoscono che ieri vi è stato un incidente e lo spiegano. Dall'altra parte negano il successo ottenuto dai patrioti con l'eliminazione dei tre personaggi che erano nell'auto. Ma devono anche sfogare la loro rabbia, disse Baffi Grigi. Per i due che confessano, annunciano di aver già fucilato 20 ostaggi. Per gli altri, che con l'autista sono quattro, si rimettono a una seduta del tribunale. Riuniscono il tribunale senza un presidente, chiese N. Baffi Grigi indicò sul Corriere altri due punti. Hanno già un nuovo presidente, nominato oggi. Allora il tribunale può riunirsi anche subito. Si riunisce. Disse Baffi Grigi. Stanotte. N si mise a camminare avanti e indietro nella stanza. Visto? Gli disse l'uomo dalla testa rasa. Mi domando, disse N, che cosa penserei se fossi uno di loro? Se fossi uno di chi? Dei tedeschi? Dei fascisti? Se fossi uno dei 40 che domattina saranno fucilati. I tre uomini si guardarono e poi lo guardarono. Noi non abbiamo il diritto di domandarcelo. Ma se io fossi uno di loro, se fossi uno dei 40 che saranno fucilati domani mattina, che me ne sembrerebbe di dover essere fucilato con altri 39? Per quattro canaglie che i patrioti hanno tolto di mezzo. Baffi Grigi si alzò in piedi. Vuol dire, disse, che non vale la pena sacrificare 10 dei nostri per ogni colpo che diamo al nemico? Dall'angolo dove stava in disparte, la vecchia conoscenza di N si avvicinò al tavolo. Non ti ricordi? Disse N, quando non avevamo niente per colpire. Ognuno di noi avrebbe dato la propria vita per poter distruggere la millesima parte di un fascista. Pensavamo che valesse la pena versare il sangue di mille di noi perché un cane fascista vi affogasse dentro. Volevamo la lotta. Ora è la lotta che abbiamo. E ci costa, disse Occhi di Gatto, 10-1, non 1.000-1. Sono, disse N, da una parte 10 uomini e dall'altra un cane. Dobbiamo fare di più. Era questo che volevi dire? Baffi Grigi disse, fare di più? Colpire di più, disse N. Colpire fino a stordirli, non lasciar loro il tempo di eseguire le rappresaglie. Perché accettare che 40 uomini siano fucilati domani mattina? Nessuno accetta questo, disse l'uomo dalla testa rasa. Perché non impedire, N continuò, che il tribunale si riunisca stanotte? Di nuovo i tre uomini si guardarono. Siamo qui per vedere come possiamo impedirlo, disse Baffi Grigi. E pensavamo di sopprimere il nuovo presidente, disse Testa Rasa. Che ne pensi tu? Gli chiese. Sì, disse N. Va bene.